Silvia Romano, la verità. In questo video di oggi vado a fornire la mia opinione a proposito di Silvia Romano, questa ragazza che da poco tempo, da pochi giorni è stata liberata. Innanzitutto è una ragazza di 24 anni di età, milanese, italiana ovviamente, la quale ha deciso tempo fa di recarsi in Africa, in Kenya, per andare a fornire una mano, per andare a fornire un aiuto per la associazione chiamata Africa Milele Onlus, va bene? Quindi il suo obiettivo era quello lodevole, giusto, corretto, di andare a fornire un aiuto in Africa, precisamente in Kenya, va bene? Perfetto. Questa ragazza è stata liberata ormai da qualche giorno di tempo e, come penso voi avete capito, ci sono state feroci polemiche nei suoi riguardi. Io attraverso questo video, lo ripeto, andrò a fornire una mia opinione in maniera concreta, autentica, palese, cercando di disvelare quel che penso. L'azione di aiutare un paese è un'azione che io apprezzo e ammiro non poco, perché fare del bene ad altri paesi è un'azione corretta, proba che va a migliorare l'essere umano. Io stesso tempo fa, molti anni fa, feci volontariato a Trastevere. E adesso vengo a fornirvi quello che sarebbe accaduto. Innanzitutto lei ha detto, avrebbe detto di recente, io non sono stata trattata male dai miei sequestratori. Sono stata trattata bene, mi è stato dato il Corano per pregare per studiarlo e ho studiato l'arabo, la lingua del posto. Per quanto riguarda la religione, si è, o meglio, si sarebbe convertita alla religione islamica, all'Islam, ok? Quindi sarebbe diventata de facto una musulmana, perfetto, ok? Perfetto. E tra pochi minuti, vi fornirò la mia opinione a proposito della scelta di diventare una musulmana. Inoltre, avrebbe fatto sapere che non è sposata, non è fidanzata con un keniota, avrebbe detto no, non è vero che sono fidanzata con un ragazzo del Kenya, non sono fidanzata con nessuno, e per il fatto di essere incinta non so se effettivamente sia incinta oppure no. Però questo è un dato personale che riguarda la sua privacy, la sua individualità umana. Avrebbe cambiato nome, infatti avrebbe scelto di chiamarsi Alicia, questo sarebbe il nuovo nome che avrebbe utilizzato, sostituendolo con il nome di Silvia, va bene? Ora, tutto questo è quello che è possibile leggere sul web, non è farina del mio sacco, ma nel web voi troverete queste informazioni che poc'anzi vi ho trasmesso attraverso la mia viva voce. Allora, polemiche sono nate su di lei perché? Perché molti sostengono che sarebbero stati sborsati dal nostro paese Italia 4 milioni di euro. Ecco, se così fosse, io dico, e lo dico pubblicamente, da una parte sarei triste, ma dall'altra faccio sapere che io direttamente non ho speso niente, perché non è che direttamente qualcuno mi ha portato via i soldi. Probabilmente questi 4 milioni di euro sono stati presi da parte dello Stato, quindi attraverso le imposte, attraverso quindi le tasse che noi contribuenti andiamo a fornire, andiamo ad elargire direttamente allo Stato italiano, ok? Quindi questo è. A me non è che mi stanno portando via dei soldi, va bene? Certo, mi fa un po' riflettere e mi lascia un po' perplesso. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, se non erro, ma non sono sicuro, in futuro, o meglio nel presente, probabilmente dovrebbero essere schierate delle misure di sicurezza per lei, quindi ci dovrebbero essere delle forze dell'ordine che potrebbero andare a fare, tra virgolette, da guardie del corpo nei suoi riguardi, nei suoi confronti. E anche in questo caso, se non erro, ci sarà un dispendio a livello economico, cioè di soldi, di quattrini, di pecunia, come anticamente dicevano i latini, ok? E qui, da questo punto di vista, mi sento di dire no, non ci sto, perché comunque sì, è vero che deve essere protetta, ma non è un presidente della Repubblica, non è un personaggio politico, non è una persona comunque che ha un valore a livello istituzionale, ok? Non è un politico, una politica, va bene? Io preferisco che,
mi vanno a titolare, diciamo così, una persona che ha una certa importanza come il Papa, come di Giovanni Paolo II quando c'era l'epoca vivo, piuttosto che Silvia Romano. Questa è la mia opinione, senza non togliere a Silvia Romano, che è una bravissima e in gamba ragazza donna. Ok? Perfetto. Per quanto riguarda la conversione religiosa, lei ha detto che è stata una conversione spontanea, volontaria, quindi non è che l'ho fatto perché volevo autoaiutarmi. Ecco, la conversione religiosa, pur accettandola dal mio punto di vista, non la condivido. Perché? Perché comunque il credo religioso, sì, una persona può cambiare religione, su questo ci può stare, però probabilmente, secondo me, potrebbe aver fatto una scelta del genere per salvarsi il culo, va bene, per salvarsi le chiappe. Ma convintamente questa scelta, secondo me, è stata realizzata, è stata adottata non perché effettivamente fosse convinta, ma secondo me, secondo la mia opinione, per giusto, semplicemente per, diciamo così, un ripiego, per autoaiutarsi, per autosupportarsi. Questa è la mia opinione. Non ce l'ho contro Silvia Romano, una bellissima, bravissima ragazza. Questo però io vado a pensare, ok? La conversione, secondo me, non è stata, secondo la mia opinione, ripeto, secondo la mia opinione, lo dico 1.000 volte perché non voglio avere problemi legali, è stata fatta, secondo me, per pararsi il culo, per autoaiutarsi, ok? Dice, almeno io mi converto alla vostra religione, in questo modo mi vado ad uscire e torno nel mio paese, l'Italia. Ok? Aiutare gli altri è importante. Con questa Onlus Africa Milele, la ragazza voleva fare questo, aiutare gli altri, però è stata de facto sequestrata. Ok? Quindi questo è il mio punto di vista, questa è la mia opinione, la verità leandriana a proposito di Silvia Romano, questa attivista che in qualche modo ha voluto aiutare l'Africa, meglio il Kenya, cercando di dare un supporto fisico e quindi morale. Detto ciò, io vi ho detto quello che penso, il mio punto di vista, ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Iscrivetevi a questo canale di YouTube, il video termina qua. Ciao da Leandro, il conoscitore italiano di YouTube Italia. Grazie, tengo a specificare, questo è il mio punto di vista, la mia opinione. Ciao, tanti auguri di buona vita a Silvia Romano, a lei e ai suoi familiari. Grazie, ciao.